La Terra, il nostro pianeta, ha conosciuto guerre, rivoluzioni, cambiamenti. Provate a immaginarla divisa in due parti, il sud del mondo nel quale si concentrano i paesi in via di sviluppo e il nord del mondo in cui si concentrano i paesi ricchi e industrializzati. Guardate questo grafico. Nel sud del mondo vive il 77% della popolazione mondiale. E ora guardate com'è divisa la ricchezza del pianeta. Il nord del mondo produce ben l'85% del reddito mondiale. Ma com'è possibile? Come si è creato questo squilibrio? Il processo di decolonizzazione aveva lasciato le ex colonie in una condizione di grande difficoltà. I paesi che si erano da poco liberati dal giogo del colonialismo mantennero una forte dipendenza economica rispetto ai paesi sviluppati. E la dipendenza economica spesso si traduceva in controllo politico. Gli storici chiamano questo fenomeno neocolonialismo. Vediamo. Decolonizzazione. Ecco, la decolonizzazione è il processo politico, raramente pacifico, spesso conflittuale, attraverso il quale una nazione precedentemente sottoposta a un regime coloniale ottiene la propria indipendenza. Ciao Lucia. Ciao Jacopo. Secondo il programma, oggi ci occuperemo di decolonizzazione in Asia e in Africa dopo la Seconda Guerra Mondiale. Sì. Dalle mie ricerche risulta che gli imperi coloniali cominciarono a disgregarsi proprio in quel periodo e che quasi tutte le colonie riuscirono ad ottenere l'indipendenza nel corso di un ventennio. Eh sì, la guerra aveva indebolito le potenze europee e nelle colonie c'erano movimenti di liberazione. Fra il 1945 e il 1975 le carte geografiche di Asia e Africa cambiarono profondamente. Vennero ridisegnati i confini di molti paesi e altri ne nacquero. L'impero britannico, il più vasto fra gli imperi coloniali, subì le prime importanti trasformazioni. Nel dopoguerra, i paesi di quell'impero ottennero l'indipendenza, diventando degli stati sovrani. Beh, ora parliamo dell'Africa. Beh, lì il vento della decolonizzazione iniziò a spirare un po' più tardi, negli anni 50. Il 1957 fu l'anno dell'indipendenza del Ghana. Il continente africano era attraversato da una frammentazione tribale che superava i confini dei singoli stati. Questa fu la più grande difficoltà che i primi governanti africani dovettero affrontare. Il progetto del panafricanismo, il cui scopo era quello di liberare il continente dai colonizzatori e organizzare la cooperazione fra gli stati africani, si infranse di fronte a mille difficoltà. Oltre ai conflitti tribali, che spesso diventavano delle guerre civili, i nuovi governi africani dovevano far fronte con una grande arretratezza economica e con una crescita demografica incontrollata. Jacopo, hai mai sentito parlare di apartheid? Sì, ha a che fare con il Sudafrica, vero? Sì, l'apartheid era un regime di separazione razziale attuato in Sudafrica per cui ai neri non venivano riconosciuti diritti. Per esempio? Per esempio non potevano votare, dovevano vivere in luoghi separati e in condizioni di totale sudditanza. Pensa che il superamento dell'apartheid iniziò solo negli anni 90. Io ero già nata. E allora andò alla guida della nazione il primo presidente nero, Nelson Mandela. E gli stati del Sud America? Ma quelli erano già indipendenti fin dall'Ottocento. Sì, è vero, ma in Sud America ci fu una particolare forma di colonialismo. Quegli stati, anche se indipendenti, subirono molto l'influenza politica ed economica dei loro potenti vicini, gli Stati Uniti d'America. Gli Stati Uniti appoggiarono anche regimi dittatoriali per difendere i loro interessi in quei paesi. E come andò a finire? In alcuni paesi venne organizzata una lotta armata per spodestare i regimi dittatoriali. Come Cuba. In altri paesi, le dittature militari inflissero una violentissima repressione contro tutti i dissidenti. È il caso del Cile, dove un colpo di Stato contro il presidente Salvador Allende portò a una lunga dittatura. Nell'America del Sud, le dittature militari lasciarono il posto a governi eletti democraticamente solo negli anni Ottanta.